la cosa più bella di questa esperienza è l'aver cantato la canzone della Disney per eccellenza, che è When You Wish Upon a Star, e che in italiano è Una stella cade. Una grandissima responsabilità, però un sogno, cioè mi sento al settimo cielo per questo. Sono una fatica. Ora come allora, la fata turchina è l'emblema del sogno e del desiderio, però adesso con Cinti e Rivo abbiamo una fata turchina molto più rock, molto più contemporanea, con un look molto forte e importante, allo stesso tempo molto delicato, e quindi la personificazione del sogno. Pinocchio esce il prossimo 8 settembre su Disney Plus, in occasione del Disney Plus Day. Personalmente penso che Disney Plus sia una cosa incredibile, sia una delle invenzioni più fantastiche degli ultimi anni, perché sono un'appassionata di classici. Soprattutto per i ragazzi più piccoli, hanno la possibilità di attingere a questo immenso archivio e questo bagaglio culturale soltanto, diciamo, con un click. Il nuovo film di Disney interpreto Mangiafuoco, che in realtà nella versione cinematografica del 40 e anche in questa ha un nome diverso, si chiama Stromboli. Siamo rimasti abbastanza fedeli, perché nella versione animata Stromboli Mangiafuoco era di origine italiana, per quello si chiama Stromboli. Il regista Zemeckis mi ha chiesto di spingere molto in quella direzione, nella direzione dell'italo americano, di un personaggio che possedesse un inglese stentato. Amo molto questa fiaba, perché mi fa soffrire ed emozionare tanto. Pinocchio soffre tantissimo e facciamo fatica a sopportare anche la sua sofferenza, e cerchiamo di superarla pensando che per metà è fatto di legno, ma in realtà poi quello è un bambino che scopre piano piano la consapevolezza di sé, scopre il significato del coraggio, della solidarietà, partendo da una condizione da bambino, di quello che fanno tutti i bambini, che dicono le bugie, che non vogliono studiare, che non vogliono fare niente, che pensano solo a mangiare e a divertirsi. E questo è normale, è una cosa che noi perdiamo con l'età, più o meno, quasi tutti, però è una cosa che appartiene molto, molto ai bambini. Non capita tutti i giorni a un attore italiano di far parte del cast di un film internazionale. Io ho avuto questa fortuna di lavorare a fianco di attori con i quali sono cresciuto. Soprattutto Tom Hanks. Pinocchio uscirà l'8 settembre su Disney Plus. Ho un rapporto particolare con questa piattaforma, perché posso vedermi le cose con cui sono cresciuto e che non smetterò mai di vedere.